Nel pentolino mettiamo 100 ml di latte, 75 g di burro, io uso quello delle uova di Pasqua. Mescoliamo e facciamo sciogliere a fiamma dolce. Versiamo all'interno il cioccolato con il burro e il latte. Aggiungiamo un uovo medio. Per ultimo aggiungiamo 150 g di mandorle. Diamo una mescolatina veloce e stendete. Se volete potete fare anche dei biscottini tondi. Io però non ho proprio voglia di stare a fare i biscotti e quindi faccio così che faccio prima. Vengono sempre buonissimi. Cospargiamo la superficie con dello zucchero semolato. Come avete visto, nell'impasto non c'è lo zucchero, quindi è solo questo che vedete qui. E prima di infornare, tagliamo in questo modo. Questa è una mia idea. Molto semplice e veloce per fare dei biscotti deliziosi e furbi, perché ci mettete veramente niente a prepararli. E adesso tagliamoli così. Ed ecco qua, ragazzi, questo è il risultato dopo 20 minuti di cottura a 180 gradi. Per biscottare fateli stare altri 5 minuti circa nel forno, però prima staccateli in questo modo, ripassando dove avevate tagliato prima, e vedrete che si staccheranno facilmente. A me piace sentire la crosticina croccante. E quindi li ripasso al forno giusto per 5 minuti a 180 gradi, ventilato. Ed ecco qua i biscotti pronti. Sono buonissimi, ragazzi. A Piero glieli faccio, a lui piacciono tanto, però lui di solito metto le mandorle macinate, perché non ha i dentini, quindi per non rischiare, e non ci metto lo zucchero sopra. Così sono adatti anche ai bimbi. Piero, che volevi? Un biscottino, tieni.